c'era questa pista di atletica. Vedete lì c'è il campo che usavano sia per il calcio che per il football. Ci sono anche i campi da tennis. C'erano due palestre, uno per il basket, l'altro per il volley. C'era la piscina 25 metri, e poi c'era anche una piscina per i tuffi. Eravamo obbligati tutti a imparare a nuotare, e tutti erano anche obbligati a prendere un patentino di salvataggio della Croce Rossa. Questo è il cielo. Perciò i primi due anni facevano un ciclo normale, di un po' un assaggio di tutti i vari sport. Gli ultimi due anni potevi scegliere quello che volevi. Però se non c'era quello che piaceva a te, potevi inventarlo. Mia sorella, che è un tipo un po' particolare, non piaceva niente, non mi piace niente. E lei aveva scelto yoga, però lo facevo fuori, pagava la scuola, in modo che lei poteva andare a fare yoga fuori, quest'ora al giorno. Io sono arrivata in Italia dopo questo e sono rimasta un po'... Era un mondo diverso. Parlo del 1978. Io quest'anno faccio 50 anni, perciò sono venuta in Italia quando ero a cavallo fra 17 e 18 anni. Ho preso il diploma, avevo deciso di prendere un attimo di tempo per decidere cosa volevo fare, perché non ero sicura. È una cosa che avevo sempre invidiato degli altri, cioè quelli che voglio fare medico e vanno, pure l'avvocato e vanno. Io non lo so. Allora ho detto, prendo un anno di tempo, e un'amica ha detto, vai in Italia, c'è una famiglia lì che ha bisogno di una babysitter. Sono andata per un anno e sono rimasta molto affascinata dalla lingua, dalla cultura, però quando cercavo di andare a correre fuori era un disastro. Mi ricordo, sono andata due volte, sono tornata a casa e ho smesso. Ho dovuto riaspettare di tornare negli Stati Uniti per fare la mia attività fisica. E prima parlavo con Paolo sulla scelta della mia laurea. Io, dopo un paio di anni di medicina, ho preso l'indirizzo italiano. Tutti mi dicevano, ma italiano, perché italiano? Poi io ho detto, perché è una cosa che mi appassiona. La sento più forte di qualsiasi altra cosa. Negli anni 80-81 a San Francisco andavo molto a diventare ingegnere informatico, perché eravamo accanto al Silicon Valley, non c'era ancora il PC in casa, però tutti aspettavano questo grande passo, perciò la maggior parte delle persone con cui studiavo andavano poi a fare gli strabilianti a Silicon Valley. Io no, io italiano volevo fare, non sapevo cosa avrei fatto con questa laurea italiana, però io sapevo che questa era la cosa che mi piaceva più di qualsiasi altra cosa. Perciò ho preso questa laurea e sono venuta qua in Italia. E sono stata una dei primi a saltare da un lavoro all'altro. E sono sempre stata molto fortunata, perché ho sempre trovato delle cose che mi piacevano. All'inizio facevo traduzioni, poi ho lavorato per lungo tempo per una ditta Pratt nell'abbigliamento. Mi ricordo, loro mi avevano assunto, sono stata una dei pochi stranieri a quei tempi che non ha dovuto sposarsi, perché loro hanno fatto tutte le carte per poter assumermi, che non so se sapete cosa significa, ma significa molto, perché hanno dovuto farmi tornare agli Stati Uniti, consolati, eccetera, eccetera. Comunque sono rimasta con questa ditta per 4-5 anni, ma io sentivo che questo non era la cosa che era per me, era per me. Eppure ero pagata moltissimo, cioè io ero strapagata negli anni 80, ero single, perciò avevo per una ragazza di 25 anni un sacco di soldi, però non sentivo che questa era la cosa che mi dava soddisfazione. Perciò mi sono licenziata, ho cominciato a lavorare in televisione,
lavorato per lungo tempo in televisione, quando anche quello ho detto ma qualcos'altro. E un'agenzia di viaggi mi ha chiesto se mi interessava fare dei viaggi di gruppo, cioè di accompagnare dei gruppi. Neanche quello mi piaceva molto, però ho detto vabbè, tanto 25 anni, 26 anni, si fa tante cose, un paio di viaggi, ho fatto l'Asia, Cina, Sud America, Messico, Stati Uniti non so quante volte, perciò era molto divertente. Il primissimo viaggio che mi hanno chiesto di fare era un gruppo di Firenze del dopolavoro ferroviario per andare a New York. Allora, questo era l'86. In Italia per andare al supermercato dovevi vestirti dalla testa ai piedi, non potevi andare con le scarpe da tennis, no, dovevi avere il tacco. La domenica ci vestivamo bene perché dovevi andare prima in chiesa e poi andare a pranzo fuori nel ristorante oppure dal suocero oppure da... In Italia era questo. Perciò quando sono arrivata all'aeroporto e ho visto un gruppo di anziani, 50 anni, no? E erano vestiti con la tuta. Giovanissimi. Avevano, cioè, mi viene da ridere perché questa è la mia età, però io da 26, 27 anni li guardavo e li vedevo vecchi. Allora, niente, ho visto loro, ho detto, ma questi non li ho visti, da dove venite? Li stavo portando a New York e correvano tutti la maratona. Allora, mi sono svegliata un attimo e niente, erano molto autonomi, sapevano già quello che dovevano fare, mentre altri gruppi che portavo in giro dopo per comprare il francobollo avevano bisogno del tuo aiuto, questi invece no, erano molto bravi, molto autonomi, tanto che domenica mattina li ho portati alla partenza. Poi io sono andata all'arrivo per vederli arrivare. Avevo un pass, perciò sono rimasta lì a vedere i primi. E dopo un'ora e mezzo ho pensato, ma faccio un passo indietro, vado verso la quinta e poi me ne vado. Solo che andando verso... Siete mai stati a New York? No, nessuno. Ho visto la maratona di New York. Le strade sono molto a quadretti. C'è la quinta, la quarta, la terza, e poi c'è la 56. Perciò io sono andata l'ultimo chilometro e sull'angolo di Central Park e la quinta. Mi sono piazzata là e sono rimasta per 5 ore, fino a quando era diventato buio. E questo è stato il mio momento che io ho capito quello che io dovevo fare. Tutti i momenti in cui pensavo, ma... E non so cos'era, c'era l'energia di quelle persone, vederli, cioè tu vedevi i sani, i super atleti, quelli obesi, perché ce ne sono, vedevi gli handicappati, vedevi quelli con la sedia a rotelle, vedevi quelli senza una gamba, vedevi tutti i colori del mondo. E io sono rimasta affascinata da questa cosa, cioè per me è stato talmente emozionante che io mi sono detta, io voglio quello. Non è che volevo correre, ma io volevo sentire quello che sentivano loro, perché mi immaginavo che se loro sentivano, cioè se io sentivo solo guardare loro quell'energia, chissà cosa sarebbe stato se avessi corso io. Perciò sono tornata a casa dicendo ora mi alleno per la maratona. Sono passati 2 anni, perché poi fumavo, dovevo smettere di fumare, poi convincermi veramente di farlo, alla fine ho fatto la mia maratona, sempre New York. Per me è stata una scoperta incredibile. Ho fatto New York, come tantissime persone, ho pianto all'arrivo, poi ho rifatto New York, ho ripianto all'arrivo. Dopo 5, 6, 7 maratone ho scoperto anche il triathlon.